Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi finalmente dopo un po' di tempo per presentarvi la Ensemble Birge, la V3 che è la versione finale. È uscita già da un po', me l'è stata segnalata da alcuni di voi appunto per darci un'occhiata perché c'erano delle cose che diciamo non riuscivate a capire e quindi appunto sono oggi qui per darvi tutte le delucidazioni del caso. E mi raccomando, ascoltatemi bene, ascoltate tutto, la presentazione non sarà corta, quindi mettetevi comodi, ascoltatemi bene perché ci sono delle cose veramente interessanti e veramente importanti da farvi appunto capire, farvi vedere, appunto da spiegarvi nel miglior modo possibile. Mi soffermerò soprattutto appunto qui nella farm dove vi spiegherò l'inghippo principale della mappa perché sono state implementate è stata implementata una mod che riguarda le trincee dell'insilato e diciamo tutto quello che riguarda la loro lavorazione, quindi quello diciamo importante da sapere è qui. Poi verso la fine del video farò un giro molto veloce a farvi vedere gli aggiornamenti e i cambiamenti diciamo morfologici della mappa, che di per sé non è proprio cambiata tantissimo per chi ci giocava già. Allora, in descrizione vi lascio due link. Il primo link appunto è quello della mappa, voi le scaricate, c'è un pacchetto all'interno, trovate una cartella che ho scritto che si chiama Einleitung, che è una cartella con delle immagini che vi spiega tutti i trigger, tutti i posti, i luoghi di interesse, insomma quello che c'è da sapere sulle novità. E in più appunto c'è la mappa e la Guelle Mist Mod, che la mettete appunto nella cartella mod normalissime. Non diciamo potete riprendere il salvataggio precedente, quindi dovete iniziare una nuova carriera perché evidentemente ovviamente le modifiche sono molto strutturali e vi succede il disastro. Il secondo link è un link diciamo di Dropbox che appunto contiene troverete quattro mod, un Haptic Trigger, un Lame Chevance che è praticamente la lama questa qui, eccola qua. E in più troverete il map BGA Silo e un'altra mod che non è una mod, che è un file, si chiama Silo 2 RAR, che a voi non serve, appunto è un file che serve ai mappers appunto per implementare questa cosa nelle mappe. Quindi Marco LS e Sukaz, attivate i recettori perché questa cosa qui la voglio vedere sulla Terra Italica assolutamente. Bon, ok, perfetto. Oltre a questa cosa qui vi dico appunto c'è la Cinemans Mod, la mod quella diciamo del conto terzi, quella di BM Modding, e in più c'è il Mix Feeder che appunto vedete qui nella stalla della farm principale. Bon, perfetto, ora aprite bene le orecchie che inizio a spiegarvi la questione delle trincee, che è valida per tutte le trincee della mappa, sia queste sia quelle del biogas che dai maiali, dappertutto, insomma, funziona tutto nella stessa maniera, quindi ascoltate bene. Allora, entrando diciamo a piedi nella trincea, in alto nell'F1, nel menu dei comandi, vi esce un Left Control T che si chiama BGA Silo Tip Trigger D slash Activeren, e sotto in ultima diciamo c'è scritto BGA Silo Tip Trigger is inactive. Allora, questo comando qui praticamente fa in modo di usare la trincea in due sistemi diversi. Il primo sistema, che non è questo che appunto andremo a vedere tra poco, i mapper qui, diciamo i modder creatori di questa mod, hanno fatto sì che voi possiate scaricare diciamo sulle trincee con col tipping, quello lì praticamente per fare i muki. Quindi voi questa cosa qui usatela in multiplayer perché in singolo diventate veramente ebeti. Voi prendete, scaricate, diciamo, arrivate con i carri, fate tutti i muki, diciamo, qui in fronte trincea, poi appunto quello che è addetto alla lama prende il mucchio singolo e se lo porta in avanti, diciamo, alla trincea. Quando appunto il mucchio, la quantità, il materiale sulla lama viene scaricato qui, viene praticamente unito col plane, diciamo, complessivo della trincea. In questo caso voi non potete scaricare col rimorchio direttamente, quindi scaricate solo nel modo in cui vi ho spiegato con i tipping. E ok, adesso andiamo a vedere
subitissimo, che così non vale più la pratica che la grammatica. Ok, prendiamo il nostro caro T7. Mamma mia, sono già rauco, porca miseria, a parlare troppo. Boh, perfetto. In questo caso io ho attivato, diciamo, la questione dei mucchietti. Vedete che in basso nell'HUD vi è sparita l'icona dello scarico del rimorchio. Vedete che se voi provate a scaricare non scarica, perché appunto questa cosa qui esclude l'altra. Vi faccio vedere un secondino in pratica come funziona la questione dei mucchi. Qua, come vedete, ne ho già creato uno. Voi basta che andate indietro, schiacciate Ctrl R. Create un tip, un secondo, diciamo, trigger, insomma, come volete voi. Scaricate, vedete che vi si forma il mucchio. Prendete la vostra cara lama. Basta che andate avanti. Ok. E voi automaticamente, quando cominciate a salire sulla trincea, vedete che lui la svuota da solo, vedete che la quantità nella lama va giù e la quantità della trincea, vedete, completo il livello, va su. Appunto, questa cosa è bella perché uno sta, cioè, fate con i rimorchi, l'altro sta in trincea, vedete che la cosa funziona molto molto bene ed è molto 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 carina da usare, da fare, veramente veramente una figata. Voi volete scaricare col rimorchio, scendete, fate left control T, eccolo qui. Vedete che ora sotto sull'F1 c'è scritto BGA Silo Tip Trigger is Active, che prima era inactive. A questo punto voi potete scaricare col carro. Adesso devo tornare fuori un attimo dal trigger. Dovete uscire e rientrare. Ora dovremmo essere in grado di scaricare. Perfetto, appunto vedete che là in basso vi esce appunto il simbolo di scarico, voi track potete scaricare col vostro bel carro. Qui i mucchi non sono appunto, diciamo, a saltoni, ma il plane è unificato, quindi esce, cresce il mucchio completamente in modo uniforme. Boh, perfetto, lasciamo qui il nostro caro New Holland. Adesso questo messaggio qui ve lo spiego. Andiamo in quest'altra trincea di qua, che l'ho quasi già compattata tutta, è più o meno al 60%, mi pare sia, boh, perfetto. 97, 98, 99 e 100. Perfetto. A questo punto voi potete coprire, però se voi scendete dal trattore con la trincea, con il mezzo sopra la trincea, vi esce questo messaggio qui, tradotto, significa che vi dice che dovete togliere qualsiasi cosa, trattore, rimorchio, eccetera, da sopra la trincea prima di chiuderla. Quindi voi prendete il vostro carro, il vostro trattore, quello che avete sopra, lo spostate. Oh, ma che bello che è sotto 220, cazzarola. Lo spostate, scendete, tornate dentro e appunto vedete che nell'F1 vi esce il tasto Enter col silo Zudecken. Mamma mia, devo imparare anche il tedesco. A questo punto voi fate invio. Vedete che la trincea si chiude con i copertoni e il nylon. E vi esce sempre nell'F1 un'altra voce che si chiama Aufdecken Möglich Abtag 2 1206. Tradotto in italiano, la fermentazione diciamo, sarà completa domani a mezzogiorno e 6. Quindi la fermentazione è completa 25 ore dopo, diciamo, che l'avete coperta. Quindi noi adesso facciamo la nostra magia nera. Facciamo scorrere il nostro tempo. Ok. Spero di essere chiaro fino a questo punto. Non è molto difficile, se ascoltate bene, ma è una cavolata. A questo punto, appunto, siamo nel giorno successivo a mezzogiorno e mezzo, quindi abbiamo passato l'ora della fermentazione. Vi riesce il tasto Enter, Silo Aufdecken. Voi schiacciate invio e track, vedete che i copertoni si rimuovono e rullo di tamburi, ecco qua cosa esce. A questo punto avete la trincea, diciamo, come Dio comanda, che praticamente vi resta il telo mezzo scoperto fin dove dovete raccogliere il vostro trinciato fermentato. E a questo punto voi lo potete andare a prendere con qualsiasi attrezzo volete, caro miscelatore, la forca, eccetera. Ok,
Adesso vabbè, lo buttiamo dentro il mix feeder. E vedete che man mano che caricate non cala ma va in avanti. Non so se sia una cosa percettibile dal video, ma se notate la, diciamo, la trincea avanza. Adesso andiamo, facciamo una botta di colpo così magari vedete meglio. Dovrebbe essere questo il bunker del trinciato, se non ricordo male. Perfetto. Ok. Guardate che ragazzi, sta roba qua non è roba da poco, non è stato facile farla e è una cosa veramente figa. Si può dire figa, sì, ok, l'ho già detto. Ecco qua, vedete che la trincea avanza. Mamma mia, guardate che roba. Porca miseria. Porca miseria, mamma mia, mamma mia. Perfetto. Aspettate che non è finita qua. Non è finita. A questo punto voi potete addirittura ritornare indietro, diciamo, con lo stadio della trincea. Quindi voi risalite sopra, cioè sopra oppure diciamo in trigger trincea, schiacciate enter, invio, e track, vedete che voi potete ritornare indietro dallo stadio della fermentazione, ritornare come eravate prima e appunto potete anche riempire ancora la trincea o fare come volete, se non vi serve più il trinciato fermentato, insomma volete farvi i vostri cavoli che volete, potete tornare indietro diciamo con il tempo della trincea. Questa non è cosa da poco, non è una cosa facile da fare e appunto c'è questa cosa in più. Ah, dimenticavo, quando voi avete scoperto la trincea, siete tornati indietro, la potete ricoprire, appunto ovviamente è già compattata, e se volete rifare la fermentazione dovete mandare avanti un altro giorno, rischiacciate invio e torna diciamo come era fermentata prima. Boh, perfetto, io ho terminato con la questione trincea. Una cosa volevo farvi vedere questa lama qua prima di proseguire con la presentazione della mappa. Bon. Quando voi selezionate la lama davanti, vedete che nel LAD in basso vi esce una diciamo barra che va su e giù. Con il mouse questa qui ha praticamente una funzione diciamo come si fa in realtà, quindi è stata diciamo facilitata, è stato facilitato l'utilizzo. Voi tenete premuto tasto sinistro, muovendo il mouse in su e in giù, lei fa il movimento automatico, vedete? Voi diciamo la abbassate così e poi con un movimento in su vedete che lei track si muove da sola. Tasto sinistro, spingete in giù, scusate, in su, lei track lo alza e voi potete regolare diciamo la l'altezza della lama oppure la posizione dove la volete mollare. Vedete che se voi andate su pian piano col mouse diciamo la barretta qua va su e giù, insomma, come volete mettere la posizione della lama. Ok, è veramente figa sta lama qua, ho detto figa di nuovo, ok, è veramente bella sta lama, anche il modello è molto molto carino, la funzione che c'è qui del mouse non è da sottovalutare, veramente vi divertirete più di me perché io non la userò più, sapete che non ci gioco comunque. Ok, buon, perfetto, respiro un attimo, spero di essere stato chiaro, non è proprio difficile comunque riascoltarci, se non avete capito, buon, perfetto. Ora andiamo a, diciamo, vedere i cambiamenti della mappa. Qui a sinistra trovate questa stalla che è praticamente dove potete raccogliere il letame che cresce sotto, quindi passate sui grigliati e prendete sul letame. Le mangiatoie delle mucche sono queste qui, quindi scaricate qui la razione mista, il trinciato a paglia, quello che vi pare piace. Ok, andiamo fuori di qua un attimo. Qui trovate, vabbè, la vasca dei liquami, all'interno del recinto qua c'è un cancello, andate dentro e qua trovate la diciamo la botte per scaricare l'acqua per la water mod. Ok, guardate, io accelero perché ragazzi sennò veramente viene lunga la presentazione.
Qui a sinistra, diciamo, delle trincee è stata spostata il deposito delle culture, quindi l'altra volta era dall'altra parte della strada, era qua, e invece adesso è stato spostato questo qui, comunque niente di nuovo, scaricate le vostre culture qui. Ok. Qua c'è la stalla dei beef dove abbiamo il silo dell'acqua qui fuori, qua le mangiatoie sono all'interno, quindi tutti i trigger sono qui a sinistra. E infine, questi sono i busolotti del fertilizzante, quindi quando li trovate in giro caricate qui. Qua abbiamo i liquami e anche dove troverete gli agravis, qua caricate le seminatrici. Qua abbiamo il rifornimento di carburante e infine qui fuori dove c'è la strada, in questo cancello c'è il carico. Mamma mia, cosa c'è qua? C'è il carico dei vostri beef che poi andremo a vedere dove si vendono. Occhio a questi cancelli qui perché non funzionano come gli altri, dovete tener premuto per aprirli perché non sono, diciamo, un movimento singolo, ma dovete tener premuto. Il problema è che non sono riuscito più a chiuderli, quindi date un attimo all'occhio perché non riesco più a chiuderli. Comunque, ok, magari se voi avete già visto questo tipo di cancelli sapete come sono fatti. Perfetto, andiamo un attimo di qua. Io spiddo veloce perché mamma mia sti cancelli. Allora, il BGA non c'è nessun cambiamento, è rimasto praticamente invariato, è stato tolto il compost, sono stati spostati i liquami, eccolo qui c'è la vasca. Le trincee funzionano come quelle della farm, che queste del biogas a muro chiuso dietro sono molto più belle da vedere in confronto, diciamo, a quelle aperte di qua e di là. Comunque il biogas molto migliorato, mi piace molto di più questo qui. Ok, qua è rimasto tutto come prima, segheria, cippato, bla bla bla, è tutto uguale. Qua abbiamo un'altra trincea. Anche le zone boschive sono state molto migliorate, guardate che sono veramente belle, guardatele meglio con calma e non in fretta come faccio io. Qui troviamo le pecore che non ci sono, ne compriamo un po', tanto per farvele vedere che sono qui. Pecore come se non ci fosse un domani, no. 14 sono sufficienti, eccole qui. Qua abbiamo la loro mangiatoia in mezzo ai pini. Qua c'è la cosa del latte. In fondo lì c'è appunto il posto dove vi uscirà il bancale di lana. Eccola qua. Boh, perfetto, andiamo di qua. Questa zona qui, diciamo, non ha nulla. Ci sono i cavalli. Qua c'è un deposito per l'erba e un deposito per la paglia. Appunto, lo potete utilizzare come punto di stoccaggio. I campi comprabili, appunto, ci sono i cartelli qui. Potete comprare tranquillamente, cosa che apprezzeranno in molti. Qua dal punto di vendita non è cambiato nulla, è rimasto invariato. Perfetto. Qua la zona dei maiali è stata un po' rivista, l'unico cambiamento appunto è la stalla qui che è come quella della Bindelbach, qua dove ci sono, dove potete scaricare l'acqua, qua scaricate il grano, è quella che apri, diciamo, i portoni solo da dentro, quindi dovete passare per l'ufficio, aprire la porta, andare di qua, aprire i portoni da dentro, eccolo qua, aprite questo che è il punto di carico. E basta, diciamo, resto invariato. Qua caricate le seminatrici. Qua andate fuori. E ok, qua non ci dovrebbe essere nulla, se non erro. No, perfetto. Per un deposito e basta, diciamo, per il resto non c'è altro. C'è questo edificio fittizio che non ha nulla, non ha nessun trigger, quindi è solo lì statico, non ci si può fare niente. E ok. Da quest'altra parte è stata un po' ampliata, sono stati aggiunti dei campi. L'altra volta, se vi ricordate, quest'area non c'era. Disseminato in giro troverete queste sacche, queste buche che servono per depositare il liquame, quindi se avete da concimare, eccetera, potete venire a caricare direttamente qui senza farvi la spolla in farm. Ok, andiamo qui in centro città. Qua c'è il Metzgerei che vendete beef e pig, che li vendete in questo trigger qua. La lana si vende da quest'altra parte che è quest'altra zona che non è stata, diciamo, modificata né niente. Qua all'interno c'è calce fertilizzante per chi interessa e qua vendete la lana in questo, diciamo, trigger qui un po' invisibile. Ok, mamma mia ragazzi, che razza di... Qua abbiamo campi ancora, è stata, diciamo, espansa anche questa zona qui.
Comunque è molto più bella questa versione, è veramente stati aggiunti molti prati, è veramente veramente ottima questa versione, è pazzesca. Lo zuccherificio è stato rimosso, non c'è più, Nord Zucker, qua c'è anche un passaggio sotto le rocce, qua sono state aggiunte delle pale eoliche e infine c'è una seconda stalla di Beef che si trova sopra le montagne qui che... Mamma mia ragazzi, scusate con la gola secca. Guardate che razza di posto che è sta stalla, mamma mia, sopra elevata qua, sopra le rocce, è veramente bella, porca miseria. Trincea, deposito, sì, per scaricare l'acqua, qua abbiamo mangiatoie per appunto alimentare i beef, qua abbiamo lo stoccaggio del letame che non è un trigger. Ma appunto funziona sempre come i grigliati della farm, lo dovete andare a caricare perché cresce qui e poi lo stoccate fuori. E ok, basta, non c'è altro. Mamma mia ragazzi, guardate che razza si installa, porca miseria. Caricate i fertilizzanti qui, guardate il punto qua di scusate, di stoccaggio che è sopra la roccia qui. Guardate che bello, mamma mamma. Bueno, perfetto e basta. Concludiamo, andiamo di qua. E tanto non c'è nulla di nuovo. Questo qua c'era già, qua c'è. Mamma mia, non riesco più a parlare. Scusate, ma ho finito le riserve di ossigeno. E ok, qua c'è lo shop e a posto. Qua non vi ho detto, non mi ricordo se vi ho detto prima. Mamma, dove cazzo sono andato? Se vi ho detto prima che appunto lì qua sì, l'etame vi ho detto che si tira fuori e si stocca, si stocca qui in questa, diciamo, luogo qui. Ok, ragazzi, io ho finito l'ossigeno, ho finito tutto, vi ho detto tutto quanto. Spero di essere stato chiaro, spero di essere stato esaustivo. Se ho dimenticato o sbagliato qualcosa che c'è che non capite, fatemi pur sapere. Vi lascio il link in descrizione come ho detto all'inizio, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!